un campus dell'Arsenal, prestigioso club londinese ad Alcamo. Ne parliamo con gli organizzatori, abbiamo qui i responsabili della scuola calcio Ludos di Alcamo che ha consentito di organizzare questo camp qui ad Alcamo, con il responsabile organizzativo dell'Arsenal Soccer Schools, Garofalo, che è uno, diciamo, dei principali promotori, ma è il responsabile organizzativo per la Sicilia e la Calabria. In che cosa consiste questa iniziativa? Ma l'iniziativa consiste nel fare venire qui in Italia, in questo caso in Sicilia, gli allenatori del settore giovanile dell'Arsenal e quindi nel cercare di esportare dall'Inghilterra, per noi italiani di importare la cultura londinese, la cultura inglese del calcio, che chiaramente si differisce un po' da quella italiana per certi aspetti, e tra cui il primo che mi viene in mente è quello del fair play, a cui gli inglesi danno tanta importanza. Addirittura c'è una medaglia ogni giorno in premio per il bambino e il ragazzino che si è distinto per questa abilità, che è il fair play. Per i londinesi è proprio una vera e propria abilità del calcio. Fasce di età coinvolte? Fasce di età coinvolte, abbiamo bambini dai 6 ai 14 anni, anche dai 5 forse, no? Dai 5 ai 14 anni. E questo è il gruppo dei più piccoletti, questo che sta inquadrando in questo momento. E abbiamo il gruppo dei middle, dei medi. Ogni gruppo, e poi il gruppo dei grandi, ogni gruppo ha un nome. Questo è il gruppo Van Persie, un gruppo Rosischi è il gruppo dei medi, il gruppo dei grandi è il gruppo Walcott. Diciamo, un progetto tecnico prevede l'allenamento delle varie abilità, dei fondamentali, quelli che noi chiamiamo fondamentali, skills detti in inglese. Ma anche lezioni di lingua inglese. E chiaramente in tutto questo abbiamo, durante, dopo pranzo, ci accomodiamo al ristorante Gulliver che ci sta ospitando gentilmente, prepariamo la lezione di inglese, facciamo un corso di inglese applicato al calcio e certamente utilizzare uno sport che i bambini amano per imparare qualcosa che ormai al giorno d'oggi è importantissimo come la lingua inglese è certamente una strategia educativa molto molto importante. Sicuramente. E la scelta di Alcamo come è scaturita? Ma la scelta di Alcamo è scaturita grazie alla collaborazione che un paio di tecnici qua della Ludus hanno instaurato con Team Italia, che rappresenta l'Arsenal in Italia, e poi una cosa tira l'altra, si è decisi di impegnarci in questo progetto tutti insieme e si è riusciti a fare un ottimo lavoro. Tra l'altro i bambini sono molto contenti di questi 3 giorni, i genitori pure, quindi siamo tutti soddisfatti, i tecnici londinesi sono molto molto felici di essere venuti qui in Sicilia e di aver fatto questa straordinaria esperienza. Un tour che qui in Sicilia ha coinvolto anche la città di Siracusa. Ha coinvolto la città di Siracusa, siamo stati a Siracusa, addirittura a Siracusa sono stati superati i 110 iscritti, quindi abbiamo dovuto fare 2 turni per cercare di accontentare tutti, e anche a Siracusa una bellissima esperienza, i tecnici erano diversi, non erano gli stessi, anche noi facciamo il nostro turnover. Bene, parliamone anche con i responsabili della scuola calcio Ludos, Ignazio Pipitone e il presidente Giovanni Di Bernardo. Di Bernardo, una iniziativa che sarà ripetuta in futuro? Sì, sarà ripetuta indubbiamente il prossimo anno, dato il grande successo che abbiamo riscontrato tra i nostri giovani e anche le famiglie. Intanto io mi preme ringraziare il responsabile del tour Arsenal qui in Sicilia per aver scelto noi, Ludos Alcamo, come sede del tour. E indubbiamente questo è un premio per i nostri tecnici, per come hanno lavorato in tutto l'anno con i nostri giovani con molta serietà e allo stesso tempo con molta allegria. I ragazzi sono ospitati in alberghi e all'interno di famiglie? Sì. Sono ospitati presso le famiglie e presso anche gli alberghi della zona. Sì, Pipitone, che indicazioni state avendo sul piano tecnico? Qualche ragazzino sta mettendosi in luce particolarmente? Vabbè, questi sicuramente sono dei tour dove il bambino
soprattutto viene qui a divertirsi. Certo, questa è la cosa più importante. Che è la cosa più importante ed è quella su cui noi della Scuola Calcio Ludus puntiamo. Il nostro slogan è: vieni a divertirti insieme a noi dando un calcio a pallone. Per noi è fondamentale prima di tutto che il bambino viene a Scuola Calcio e si diverte, viene col sorriso, non pensa solo alle vittorie, ma soprattutto pensa a divertirsi con i compagni, a stare insieme, a socializzare e quindi allo stesso tempo a divertirsi. Quindi non interpretare lo sport come un qualcosa di esasperante, come purtroppo spesso avviene oggi. Soprattutto questo, ogni tanto, soprattutto da noi, in Inghilterra un po' meno, perché hanno una mentalità diversa. Infatti il Giovanni, che è il responsabile dell'Arsenal Tour, premeva sotto questo punto di vista della mentalità inglese, su cui puntare molto per esempio sul fair play, dove loro ci tengono tantissimo. E quindi Giovanni Garofalo, quanti sono i tecnici coinvolti? Ce li presenta? Sì, certamente, i tecnici del settore giovanile dell'Arsenal scesi giù in Sicilia sono tre. Noi tendiamo a far venire due tecnici che parlano madrelingua, che parlano lingua inglese, e uno degli allenatori, facciamo sì che parli sia l'inglese che l'italiano, per aiutarci anche un po' nella certo. comprensione, anche per i bambini che spesso inizialmente nei primi giorni hanno delle difficoltà, anche se poi si sciolgono e poi via via riescono a capirsi tranquillamente coi tecnici. Il primo tecnico che ti presento è Luca Giuliani. Luca è uno dei pezzi forti, soprattutto cura molto i portieri, sì. Quindi molto bravo sotto questo aspetto. E poi la mia idea è che è molto bravo anche con i più piccoletti, perché è veramente, veramente speciale. Abbiamo conosciuto un ottimo portiere, Giuliani, che ha parato nel Verona, nel Napoli. Ha vinto lo scudetto con il Napoli. Mi chiamo uguale. Soltanto un caso di omonimia, però. Magari, non so, se nel cognome magari c'è qualcosa che... Comunque, questa esperienza si sta tutto sommato rivelando positiva. Sì. Le condizioni meteo aiutano, qui state trovando delle splendide giornate, non c'è neppure un caldo eccessivo, e tutto sommato sul piano tecnico state sicuramente avendo delle buone indicazioni. Sì, sicuramente sì. Del tempo, il tempo è fantastico e sì, per i ragazzini non è troppo eccessivamente caldo, però per noi magari che siamo abituati all'Inghilterra questo è molto molto caldo, e soprattutto i ragazzi che sono più inglesi magari lo soffrono un pochettino di più. Però, è la vostra prima esperienza ad Alcamo? Sì, penso personalmente, per me sì, sicuramente, anche per gli altri due, la prima esperienza in Sicilia, uno degli altri due tecnici inglesi è già stato in Italia, però mai nel sud, mai... Babs Ginder, uno dei tecnici impegnati in questo campus, Giovanni Garofalo, ecco, ci presenti questo tecnico. Sì, Babs è uno dei pezzi importanti del settore giovanile dell'Arsenal. Babs si occupa proprio di quello che stiamo facendo noi. Il suo compito è andare in giro per il mondo a portare questa mentalità inglese, la mentalità Arsenal, il metodo Arsenal. È proprio probabilmente tra i tecnici che ci sono qui è quello che più incarna questo spirito d'esportazione del metodo Arsenal. Alessio. Ok. What do you think about this experience in Alcamo? Cosa pensa di questa esperienza che state vivendo qui ad Alcamo? I think it's been a very good experience. I know it's the first camp that Arsenal have had in Sicily. And so far I'm very impressed. Il primo campo dell'Arsenal in Sicilia, fino adesso sono molto impressionato. Sì. I'm very impressed and the standard is good. Il livello è buono. Molto elevato, sì, sì. And hopefully we come back again. Speriamo di tornare presto. Ok. The European Championship, England defeated by Italy after the penalties.
who can be the winner of this championship in Poland and Ukraine? Chi potrebbe essere il vincitore di questo campionato europeo 2012 in Polonia e Ucraina? L'Inghilterra è stata battuta in rigore dall'Italia ai quarti di finale. Personally, I think the champions will be Germany. Germany. Because they play the most disciplined football. Perché giocano il calcio più, diciamo, disciplinato. And they have a lot of exciting young players. E hanno molti, molti giocatori giovani interessanti. And their style of playing has improved a lot over the past few years. E il loro modo di giocare è migliorato molto durante gli ultimi anni. Do you appreciate the way of playing of Italy, of Italians? Il modo di giocare agli italiani, apprezzi? The way Italy play at the moment, I think it's in a transitional period. Il modo in cui gioca l'Italia credo che sia in un periodo di transizione. Because a lot of the old players have now retired, not involved with the team anymore. Perché molti dei giocatori più anziani non sono più nella squadra. So I think they're trying to find the right balance with the young and the old now. E credo che al momento stiano cercando di trovare il giusto equilibrio tra giocatori anziani e nuove promesse. Okay, okay. I think in maybe one or two years they'll be as good as they were when they won the World Cup. E credo che se loro continuano in questo modo, in questa strada, in uno o due anni avranno di nuovo una squadra a livello della squadra che ha vinto i mondiali. Okay, thank you very much. Thank you. E siamo con Ace Anderson. Che ruolo ha questo tecnico? Ace è un ruolo molto importante nel settore giovanile dell'Arsenal. Rispetto a Babs, che abbiamo conosciuto poc'anzi, lui gira meno il mondo, lavora molto più a Londra, proprio all'interno dell'Arsenal Soccer School, e si occupa di formare proprio gli istruttori che poi andranno a lavorare all'interno dell'Arsenal Soccer School. Quindi è un formatore, ma un allenatore molto 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 in gamba. Io ho avuto il piacere di vederlo lavorare e mi ha colpito veramente tanto il suo metodo, e quindi lascio parlare lui, veramente vi faccio i miei complimenti, ne approfitto. Ok, is this the first experience here in Sicily? Yes, first time I've been to Sicily. Prima esperienza in Sicilia? Yeah, and first time that I've worked with foreign players. La prima volta che lavoro con giocatori stranieri, per lui ovviamente. La prima volta che sono qui in Sicilia. Yes, do you know Palermo Calcio, Catania Calcio, yeah, Serie A? Yeah, I know a lot about the culture, yeah? Sicilian culture. Conosce abbastanza della cultura del calcio siciliano. Certamente. I like the culture of Sicily a lot and the football as well. Mi piace la cultura, questa cultura della Sicilia. Is this a time of difficulties? C'è un momento di difficoltà per il calcio italiano, anche se i risultati... Italian football, what do you think? Well, I think they're in a period of transition in Italy. Yes. It's the same period that Germany had, like maybe 5 years ago. Tipo di periodo di transizione che probabilmente la Germania ha avuto qualche anno fa. And maybe Spain had 10 years ago, but even though it's a period of transition. E la Spagna ha avuto magari 10 anni fa, ma anche se è un momento di transizione. They're still into the semi-finals of the European Championship. Comunque sono in semifinale degli europei, quindi. Yes. So it's good, but I think. And about England, Roy Hodgson, do you think this trainer is a good trainer for this selection? I think Hodgson's like has a lot of experience. And he's worked in many different countries and international level, European competitions. He was the trainer of Internazionale, of Inter. Yeah. È stato allenatore dell'Inter, tra l'altro. È un uomo di grande esperienza, ha avuto esperienza in tanti campionati di tante nazioni diverse. And I think for what the England team needed right now, I think he's a good man for the job because the resources are a bit limited in terms of the players. Credo che per il momento in cui è il calcio inglese adesso, Robertson sia una persona giusta per allenare questa selezione. And Hodgson is much experience of working with limited resources in terms of players. And about Fabio Capello?
Yeah, well, Capello, like his record is perfect, you know, it speaks for itself. I risultati di Capello parlano per lui. Sì. And I think the England job is a difficult one because the media kind of kills you. So. Allenare l'Inghilterra non è un lavoro facile perché i media mettono molta pressione. Ok, un'ultima. Molta pressione, quindi non soltanto qui in Italia. No, ecco, tutto il mondo è paese. Il progetto Arsenal, non soltanto questi campus, gli Arsenal Project, not only for the younger player, non soltanto per i giocatori più giovani che frequentando appunto questi campus hanno la possibilità di formarsi, but the project of the principal team of Arsenal. What's the project of the first team? Okay, actually, so attualmente, qual è il progetto della prima squadra? I think what's really nice about Arsenal. Okay. Is I think what's really nice about Arsenal. You want to translate? I think what's really nice about Arsenal is that they bring quite a continental game into the English Premier League. And I think they play the right way, you know. Quello che piace a lui, che piace dell'Arsenal, è che cerca di portare il modo di giocare del continente, perché loro la chiamano il continente. Sì, novità di calciomercato. Nel Regno Unito. The way they play is the way of the future, you know. It's the way like Barcelona and Spain. Il modo in cui l'Arsenal cerca di giocare è questo calcio del futuro, come fa, cerca di fare anche Barcellona, la Spagna. But it's difficult because all the time the teams with the money they're gonna get the biggest players and that's cool. Ma è difficile perché le squadre che hanno diciamo più soldi non fanno altro che comprare i giocatori più forti, quindi magari è più difficile cercare di fare questo tipo di calcio. Ignazio Pipitone ci presenta alcuni dei giovanissimi atleti che prendono parte a questo campus estivo. Sono insomma dei ragazzi molto entusiasti, vedo. Per voi è la prima esperienza di questo tipo? Sì. Ecco, che cosa vi sta lasciando di positivo? Ci sta migliorando le tecniche, ci sta facendo divertire. Sì. E oltre a farci insegnare nuove tecniche sul calcio, ci insegnano anche delle regole in inglese. Ecco, qualche parola in inglese che avete imparato, forza. Una domanda. What's your favorite football player? Ok. E qual è il tuo giocatore preferito? Piqué. Ok. Invece il mio Veron. Veron. Per voi invece? Il tuo canale. Cristiano Ronaldo. Chi vincerà? Tiago Silva. E chi vincerà quindi questi europei secondo voi? L'Italia. La Germania. Ah, quindi ha avuto un attimo di... Ha vinto gli europei. Ieri i ragazzi hanno fatto la simulazione delle semifinali qui dell'europeo. E chi ha vinto nelle vostre simulazioni? Hanno fatto mi pare la Germania. La Germania, vero? Sì. La Germania, sì. Hanno fatto il gruppo di Luca. Voi non eravate ieri con Luca? Abbiamo anticipato le semifinali. E è venuto fuori che ha vinto la Germania. Speriamo che ci siamo sbagliati. Però, perché diciamo tutta Italia qui. Presentiamo i ragazzini che sono Rizzo Matteo, sì. Pirrello Samuele, Grillo Giorgio e Gaspare Vivona, che sono tutto il gruppo dei pulcini nostri. Tutti di Alcamo, sì, che quest'anno hanno ottenuto grandi risultati. L'ultimo torneo che hanno vinto questi ragazzi è il torneo di Salemi, dove ha visto la partecipazione anche di squadre professionistiche per la categoria esordienti, tra cui la Juventus, la Fiorentina, il Palermo, e i ragazzi sono stati entusiasti nel vedere anche i ragazzi della Juve, della Fiorentina affrontarsi. Abbiamo pure conosciuto Fabrizio Ramanelli. Che era l'allenatore degli esordienti della Juve. Juventus. Abbiamo fatto delle foto. Sì. Ci siamo divertiti. Si sono divertiti.